dopo tutti questi anni è mio! Ho comprato il libro sulla vera storia di Shrek. Che cazzo è il libro sulla vera storia di Shrek? Sì, Shrek, l'orco più sexy che abbiate mai visto. Ma perché l'ho comprato? Perché l'ho comprato? Beh, perché se conoscete internet... Sì, a parte il fatto che qualcuno mi deve spiegare che cazzo sono tutti sti meme su Shrek comparsi negli ultimi mesi. Che cazzo è sta roba? Almeno un tantino saprete quanta influenza ha la storia di Shrek nella sua cultura. Sì, ma il cartone era bellissimo, non ho capito che cazzo sono sti meme. E Shrek è sempre stato come un padre per me. Solo che non era un alcolista. Perciò io, sedia plurilaureata in arte memistica, non posso non condividere con voi questa conoscenza. Partito come il film d'animazione che tutti conosciamo, è finito per essere uno dei pilastri, l'origine, il padre fondatore di tutti i meme. Dalle reaction ai fotomontaggi fino ad arrivare alla parte preferita di tutti, ovvero idolatrare Shrek per il suo straordinario sex appeal. Ma perché? Ma cos'è sta minchiata? Perché? Sapete tutti di che sto parlando. È ovvio, è palese, davvero non c'è bisogno di parlare di Shrek is love, Shrek is life. Per chi non conoscesse la storia, siete ancora in tempo per scappare. No, io non la conosco, a sto punto mi ha messo curiosità, oh. Un tizio anonimo nel 2013 scrisse su 4chan una storia a sfondo non adatto ai minori, ma che dico non adatto ai minori, non adatto a nessuno, su un ragazzo e Shrek, intitolata Shrek is love, Shrek is life. Cioè, voi mi state dicendo che un imbecille ha scritto un racconto erotico su Shrek e questa stronzata si è diffusa per tutta internet creando questa minchiata di meme. Lo accetto. Indovinate un po'? Lo accetto. Invece di rimanere sotterrata nei più bassi... Non lo conosci, Andre? No, chiedo scusa. Timi Andri di internet, questa storia è andata virale. Ah, Gesù. Al di là di questa storia si può dire che non c'è Shrek senza i meme. Chi e non ci sono... in chat Shrek is love, Shrek is life, crea i meme di questo video. So che ci siete. Con i meme, senza Shrek, è parte integrante di tutta la sua lore. Aspettatelo, guardalo un po', solo, poi vedo se ci può fare. È proprio attraverso un meme che ho scoperto questo libro. Il meme era... No, non lo guardi in live. Figurava l'ultima scena del libro di William Steig, da cui ha preso ispirazione la storia di Shrek. Non voglio spoilerarvi l'ultima pagina, perciò vi farò vedere solo la frase che mi ha convinto a comprarlo. Dio odiava Shrek perché era vivo. Perché Dio è un top hater nella storia dell'uomo? Ne voglio 10. Così sono corso a vedere dove poter comprare questo capolavoro e finalmente l'ho comprato. Ma io non pensavo che Shrek il cartone avesse tutta questa storia dietro questa cagata. Quindi cosa faremo oggi? Oggi voglio farvi un regalo. Voglio leggere e commentare con voi questo libro. Perciò rilassatevi, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, prendete una tazza di tè o un litro e mezzo di Monster. Perché, holy shit, i prossimi minuti saranno follia. Bene. Partiamo dalla copertina di questo meraviglioso libro. Wow. Non so cosa mi dia più fastidio. La porca troia, mia zia appena sveglia. Cornicetta fatta letteralmente da un bambino di 3 anni o l'incredibile somiglianza tra questo Shrek e lo Shrek che conosciamo tutti. Sì, uguale, tranne che questo c'ha il vaiolo. Tinta arancione ai capelli. Shrek faceva di sicuro l'artistico. Vediamo la prima pagina. Se avesse fatto l'artistico avrebbe avuto i capelli blu. Innanzitutto ammiriamo questa splendida illustrazione che non sembra assolutamente fatta dalla Dingo Pictures. No, qui c'è tutta un'altra fattura. Guardate, ci sono anche i famosissimi... Perché ha un cazzo in testa? Piedi con il Parkinson di Shrek. Comunque la prima pagina recita... Sua madre era brutta e suo padre era brutto. Beh, oh. Ma Shrek era più brutto di loro due messi insieme. Un libro per bambini di tutte le età. Ma mamma, mi leggi la favola di Shrek? Ma certo, piccolo Antonino Ciruzzo. Sua madre era brutta, suo padre era brutto. Ma cazzo, il figlio era proprio una merda. Ehi, sembra che stia parlando di te, figliolo. Ma che cazzo? Michael, grazie per il tramonto. So che molti di voi a questa frase avranno già detto: wow, ma sta parlando di me. No, in realtà quello che mi è venuto in mente è body shaming.
Ma aspettate, già da quando era piccolo Shrek poteva sputare fiamme per 99 metri, scusa cosa? E sfogare il fumo da entrambe le orecchie, scusa cosa? Con un solo sguardo intimidiva i rettili nella palude, a qualsiasi serpente abbastanza stupido da morderlo venivano subito le convulsioni e moriva. Ma che cazzo è? Ma non è un racconto per bambini, è una storia horror questa! Ah, quindi questo serpente sta avendo le convulsioni. Un giorno i genitori di Shrek decisero che era giunto il momento che il loro piccolo tesoro uscisse fuori per il mondo per il a fare la sua parte di danni. Queste sono sicuro che siano le stesse origini di Pietro Pacciani. Volendo, così lo salutarono a calci e Shrek lasciò il buco nero in cui si era schiuso. Io non lo so. Che cazzo è nel cosmo è nato il buco nero? Andrea, ho letto il testo di Shrek, era raccapricciante, non penso tu voglia leggerlo. Ho studiato abbastanza biologia per sapere queste cose. Ma ecco che Shrek si imbatté in una strega che cucinava pipistrelli. Aveva squisiti, guarda, la nonna di Osborne. Avevano già predetto il COVID. Il COVID come i Simpson. Wow, comedy. Shrek si ferma e chiede alla strega di predirgli il futuro in cambio dei suoi rari pidocchi. Oramai non mi sorprendo più di nulla. Insomma, la strega gli predice il futuro. E per predire il futuro intendo che con una filastrocca mi spoilerà letteralmente tutta la storia. Ma non vi dico niente, se non che la strega dice a Shrek di trovare una principessa e che le parole magiche di Dio solo sa che cosa erano strudel di mele. Per le prossime strudel di mele. Due pagine invece, che non hanno alcun senso e nessun fine assoluto alla trama, vi farò vedere solo le illustrazioni, giusto perché se non eravate abbastanza confusi. Per prima una pagina dove Shrek importuna un povero lavoratore, nell'altra invece... E niente, lascio trarre a voi le conclusioni. Ai margini... Che cazzo è, spari i laser dagli occhi? Che cazzo è uno degli Avengers, Shrek? Che cazzo... Cos'è, fa parte della Justice League? Ai margini di un bosco trovò questo avvertimento inchiodato a un albero. Fermo, straniero. Ora solo perché è di un altro... Chi l'ha messo, Salvini? Che cazzo è la fattoria di Salvini? Colore non vuol dire che evita il pericolo. Se hai intenzione di rimanere vivo, faresti meglio a tornare da dove sei venuto. Decisamente la fattoria di Salvini. E infatti, entrato nel bosco, un enorme drago gli sbarrò la strada. Ma di che questo è il drago da cui hanno preso ispirazione per... Ritiro tutto quello che ho detto. No, questo non è decisamente il drago che ha preso ispirazione. Questo sembra la visione che un fattone, che uno che si è drogato di LSD Gesù può santo avere. Il drago lo attacca, ma Shrek lo colpisce in mezzo agli occhi con una putrida fiamma blu. Shrek, ma che cosa sei diventato? Da sex symbol a terrorista? È un attimo. Intanto che cazzo hai mangiato? E finalmente, dopo che Shrek si fa un pisolino e Dio santo, Shrek, lascia stare quei bambini, incontra, signore e signori, Ciuchino, la versione molto budget. Proprio, l'han preso proprio ispirato, eh. Di Ciuchino. Shrek si affrettò ad avvicinarsi e provò le parole magiche. Con l'asino. Strudel di mele. L'asino alzò gli occhi assonnati e ragliò. Ma che cazzo stai a dire, imbecille? Guardo nel verde mentre bruco nel verde, cercando un trifoglio. Ozio e passo le mie giornate nel verde. Un vagabondo che mastica e mastica. Insomma, la biografia di Borghezio. Stupido asino chiacchierone, Shrek urlò. Non dovresti portarmi da qualche parte? Ma che interazione è? Ma non so voi, ma a me vi verrà un ictus se continuo a leggere sta roba. Comunque, arrivano finalmente al castello della principessa, ma davanti a Shrek gli si para davanti un cavaliere pronto ad affrontarlo. Vai Shrek, fagli il culo! Dovrai passare sul mio cadavere! È una parola, quello sputa le fiamme, hai laser dagli occhi, scorreggia metano, addio, è un'armistruzione di massa. Mercurio del mago, il guinzaglio dell'idraulico, colpisco la tua testa rugosa. Il cavaliere percosse Shrek. Ma un alcolizzato ha scritto il testo. Sto scherzando, c'è scritto davvero così. Shrek socchiuse gli occhi, aprì la bocca e urlò una raffica di fuoco. Shrek, non puoi risolvere sempre tutto dando fuoco alle cose. Ma perché no, scusami, in Elden Ring o in Dark Souls se fai classe piromane e tutto così. Sai che tutti quei calci che ti davano i tuoi genitori non è che ti abbiano fatto tanto bene. Insomma, finalmente Shrek riesce ad arrivare al castello della principessa. Finalmente, non vedo l'ora di vedere Fion... Ah... Mecchia, bococino, effettivamente ambita da ogni principe del regno. Il re l'ha rinchiusa perché era troppo brutta per tenerla lì. Non è che l'ha rinchiusa per proteggerla. Ha rinchiuso lei per proteggere i principi. Quella dovrebbe essere Fiona. Entrò a castello e le sue labbra grasse si aprirono. Lì davanti a lui c'era la principessa più brutta che si fosse mai vista sulla superficie del...
Vabbè, non è che lui fosse proprio un raggio di sole. Il pianeta. Strudel di mele, disse Shrek. Cocca-du-doodle. Ribatté la principe. Cocca-du-doodle. Esattamente come nel film, non c'è assolutamente paragone. E parte una scena assurda, tutta rimata, con delle parole intraducibili, dove Shrek e Fiona si dicono: le tue verruche cornute, le tue rosee vene, come paludi viscide e paludi ammuffite, mi eccitano. Madonna santa, sembrano due novantenni che si stanno descrivendo a vicenda prima di fare sesso. Il tuo varicocele, le tue vene varicose mi attizzano. Oh sì, Giorgio, la tua prostata infiammata e il tuo scroto rugoso mi fa sentire tutto a un fuoco. Che kink strani, Shrek, Dio santo, datti un contegno. Il tuo naso è così peloso, oh, non indugiamo, il tuo aspetto è così spaventoso, penso che dovremo sposarci. Ma perché nessuno mi ha fermato da fare video su YouTube? Shrek le schioccò il naso, lei gli mordicchiò l'orecchio. Ma trovatevi una stanza prima! E si buttarono l'uno nelle braccia dell'altro, come il fuoco e il fumo. Questi due si completavano. Ed ecco finalmente l'ultima parte. Perché c'è un coccodrillo vestito con un kimono che esegue le nozze, scusate? Pagina alla pagina con la frase che ho visto nel meme. Shrek decise di sposare quella cosa, qualunque cosa fosse, e dato che nessun prete volle ufficiare il matrimonio perché Dio odiava Shrek, usarono... Giustamente. Shrek scomunicato dalla chiesa, è un eretico, un reietto. Papa Francesco ha ancora deciso di non rimuovere la scomunica a Shrek. No, un coccodrillo. Petizione per far rimuovere da Shrek la scomunica dal Vaticano. Aspetta un secondo. Ma questa frase non c'è. Questa era la frase che c'era nel meme che, tra l'altro, mi ha fatto comprare questo libro. Ma che diavolo, se la sono inventata? Mi hanno scammato, ma siamo seri? Ma poi lo vengo a scoprire alla fine, sì, dopo aver letto tutto sto power. Libro no sense. E vabbè, sapete come si dice in questi casi? Quello che non ti uccide, ci hai sperato. Comunque, in ogni caso, questo libro è incredibile, ma perché non mi dite la vostra? Voglio leggere una vostra recensione da intenditori di meme. Considerate che non ho letto tutte le pagine, tipo quella dove Shrek si mangia un fulmine o quando si trova ad un evento cosplay. Per questo vi lascio il libro in descrizione nel caso voleste comprarlo. Se volete vedere invece un altro video pieno di memini bellini, dovete assolutamente... Me lo sto chiedendo anch'io che cazzo sto guardando. Cioè, voglio dire, mi sembra un attimo... Cioè, l'intera storia è... Boh, vabbè, lo comprerò sicuramente. Siamo tornati con i top 10 dei nomi delle band metal più strani di sempre. Il video di prima mi era piaciuto, ho voluto mettere anche il primo pezzo. Vi siete mai chiesti perché ci sono delle band metal estreme che hanno un logo così incomprensibile che non riesci nemmeno a capire come cazzo si chiama la band? No, in realtà no. Guarda qua, sembra il gioco della... Cos'è, un test di Rorschach? Che cazzo... Settimana enigmistica in cui devi unire i puntini. Solo che mancano i puntini. Io sono convinto che certe band... Ma quello è un nome? ...band vogliano che il loro nome risulti incomprensibile. Perché nel momento in cui unisci i puntini... Wow! Lì arriva la vera sorpresa. Come in questo caso. Ma cosa c'è scritto? Se unisci i puntini, ti accorgi che qui c'è scritto... Sperm Swamp. Una band che si chiama... Palude di Sborra. Oh raga, come nome è accattivante. Che significa che il nome reale di questa band è Palude di Sperma. Oggi vedremo assieme i 10 peggiori nomi delle band vere del metal. E non solo del metal. Per bonificarla serve Cicciolina. Fate la sub, cazzo. Se avete almeno 18 anni vi consiglio di aspettare l'epicissimo numero 1. Se non avete 18 anni... direi che è meglio che chiudiate il video. Numero 10. Ho molta paura del numero 1. Cominciamo con una band inglese. Alla posizione numero 10 abbiamo una band Gore Grind. Il cazzo abortito di Hitler. Ma che cazzo, ma... Il video è appena iniziato e non c'è... Ma che cazzo di nome è? È una combinazione di tre parole che mi avrebbe potuto annullare la monetizzazione di questo video. Ma che cazzo di nome è? Per tanto velocemente. Nel 2011 hanno pubblicato un album intitolato Erezione da un'autopsia di un animale. Ma che cazzo, ma... Ma che cazzo di... Uscito dopo il loro album omonimo che si sono autoprodotti in quanto non riuscivano a trovare etichette. Ma mi domando come mai? È strano con un nome così orecchiabile. Sì, veramente. Numero 9. Ci spostiamo a Minneapolis con la band Death Grind, Scoppio Anale. Sto
storia di una cena in trattoria finita male. In questa band ha militato per un po' anche Joey Jordison, proprio così, lo storico batterista degli Slipknot. E tra i loro capolavori... In scoppio anale ha militato Joey Jordison. Io se fossi in Joey Jordison non lo metterei nel curriculum di aver militato negli scoppio anale. Lavori non possiamo non citare il pacco di fango fecale. Va bene. Capolavoro. Numero 8. Sembra una mossa di Mac, pacco di fango fecale. Sembra una super mossa di Mac. Ok, per il numero 8 torniamo in Europa con una band Capra, pornografica. Grazie per la sub, venuto la barbare, paradino! Wikipedia definisce il genere come un ibrido tra il death metal e il grindcore, i cui testi trattano unicamente temi a sfondo sessuale. E ci troviamo precisamente in Germania con... tortura di cazzo e palle. Che band sei tu nei CBT? Wow, CBT, grande! Che cos'è? Tortura di cazzo e palle! Il loro The primo EP si DJ, chiama grazie Cocktails, per la letteralmente, barbara, storie di cazzi! Tra l'altro è vero, cocktail vorrebbe dire letteralmente coda di gallo, ma siccome cock vuol dire anche cazzo, vuol dire coda di cazzo volendo. Cocktails, Numero 7. Per il numero 7 ci spostiamo in Giappone con una band thrash metal dal nome Le Vagine Sifilitiche. Tra la loro discografia troviamo anche un 45 giri intitolato Masturbazione Satanica. Che quello è quando non è da un po' di tempo che non fai sesso, allora la sera sei da solo e ci dai con la masturbazione satanica. Una copertina che non posso farvi vedere. Meno male, se no te ti bannano e me pure. Ma è tremendamente esilarante. Numero 6. Ok, il numero 6 sicuramente non è il nome più offensivo di questa lista. Con la cam non si vedono i loghi, ma tanto i loghi non si capisce un cazzo. Ma quindi... questa band rock and roll si chiama I Ragazzi Cesso. Quanto saresti orgogliosi di andare in giro con la maglia dei Ragazzi Cesso? Dei Ragazzi Cesso la voglio anch'io. Tra i membri di questa band abbiamo la signorina Tizio, Elettrico Eddie, Razzo e Adam Vomito. Numero 5. Ok, al numero 5 niente nomi creativi ed esuberanti, abbiamo semplicemente Le Sborrate. Oh. Vabbè, molto easy. Le Sborrate, easy, nome semplicissimo. Forza, grazie per gli 11, bentornato normale, Martino. Oh, qui adesso abbiamo un nome 11. Molto più commerciale. Oh, ragazzi, è molto più easy, dai, Le Sborrate, ci sta, dai, oh, voi non prendereste un biglietto per un concerto delle Sborrate allo stadio di San Siro? Si distinguono dagli altri membri della lista per i loro live particolarmente violenti in cui ne uscivano con fratture o lacerazioni vere, come possiamo vedere nella copertina di Norwegian Nicolo, Jesus. Grazie per i no, due anzi, quel cazzo quello vediamo, se no passo dalla demonetizzazione del video al fist fucking dell'FBI. Numero 4. Ano caldo imburrato. Giorgione, main man della band. Giorgione, cantante, chitarra e basso. Pezzi principali, molto bene. Un nulla. Tra le loro hit mondiali troviamo Ciucciami le palle e Non siamo dei ritardati. Attenzione coi nomi. Che bello il metal. Numero 3. Passiamo al podio e mi perdonerete se andiamo leggermente fuori strada, perché non parliamo di una band metal, ma di una band country. Country. Ah, il romanticissimo e il poetico country. E abbiamo la band La Fica Ululante di Willy. La Fica Ululante di Willy. C'è la moglie di notte con la luna piena, gamba aperta sul terrazzo e la patata. Conosciuti per mega hit come Il tuo cuore appartiene a Gesù, ma il tuo culo appartiene a me. Vabbè, questa è copiatissima da Full Metal Jacket. Il tuo cuore appartiene a Gesù, ma il tuo culo è della tua arma. Questa è copiatissima da Full Metal Jacket. E preferirei avere un cazzo nel culo che averti nel mio cuore. Vabbè, quelli sono punti di vista, oh. Può anche essere una scelta personale, eh. Bandato, grazie per i 4, mi trovo per fare, Numero 2.
No, ma quindi sono in una band? Già, sono il batterista. Ma che figata, avrei sempre voluto suonare uno strumento. Delicatissimi, veramente. Detto, come vi chiamate? Pianeta Diarrea. Io faccio Pilates. Numero uno. Che merda. Al numero uno abbiamo una band di cui non possiamo nemmeno pronunciare il nome. A partire dal logo. Che cazzo è sta merda? Sembra una foresta di peli pubici al microscopio. E il loro nome è... Ma che cazzo? Uraxo, grazie per i due. Bentornato, bene, male, palatino. Ma che cazzo è? Xableng Mauf Sanimit Wambduroabk Wapayepwokx. Che cazzo è il codice fiscale della band tutto di fila? Che cazzo è sta roba? Xableng... Oh. No, non lo metto su Google Traduttore, non mi interessa. Sul serio, questo è il nome della band. Ok, sono finito sulla loro pagina Facebook ufficiale e qui scrivono: ragazzi, il nostro nome completo significa questo. Ma che cazzo? Non c'è nulla di bannabile nel loro nome tradotto, però... Iaconi, grazie per i tre, bentornato per il palatino! Cioè, il loro nome completo vuol dire... liquido vaginale anale, esplosione generata da un'enorme massa di merda da fisting, sadismo sifilitico sodomitico dentro... No, questo non lo leggo, anche questo lo leggo, no raga, non è bannabile ma non lo leggo. Ve lo traduco in italiano. No! Esplosione di liquido vaginale acido generato da un ammasso di sudici fisting fecali e sadica sodomia infetta sifilitica dentro l'utero infettato da un verme di una suora molestata morente sotto il tetto di una chiesa bruciante mentre un prete guarda ed eiacula in immenso e perverso piacere sul suo primo feto morto. Ma che cazzo... No, si può leggere, non c'è nulla di bannabile. La band, con un nome così orecchiabile, li vedremo prestissimo con un'intervista su Famiglia Cristiana. Ma che cazzo... Che cazzo è? Ma questo mi ha lasciato molto spiazzato, devo dire la verità. Questo mi ha lasciato molto spiazzato. E poi sempre suo c'è top 5 canali musicali più assurdi di YouTube. Ho visto un signore di mezza età, canale musicale, signore di mezza età che si strofina le mani. Come non vederlo subito? Ragazzi, siamo di fronte al più alto livello musicale mai visto nella storia dell'uomo. Io mai ho sentito con tanta bravura. Ma si strofina le mani perché pensavo di strofinarsi. Questo suona con le scoregge. Ragazzi, quest'uomo è un artista, dovrebbe andare X Factor, che comunque sarebbe più bravo dell'80% di quelli che ci vanno, eh. Se poi va Amici lo fanno direttamente conduttore. Benvenuti alla top 5 dei canali musicali di YouTube più indicibili della storia. E non mi riferisco ai video musicali singoli più trash della storia, quello è un'altra roba. Io sto parlando proprio dei canali musicali di YouTube, il cui concept è... Non lo so, non è neanche... Poesia? Io lo potrei chiamare solamente poesia. Bella la catenina col logo di L comunque. Anche più aggettivi. E credetemi quando vi dico che la numero uno non ve la dimenticherete. Cominciamo subito. Numero 5. Avete presente la canzone Dragostea di Intei? Sì, quella oramai... Presa plesh dar numanu maiei. Certo che la conoscete, chi è che non la conosce? L'hanno anche plagiata un sacco di volte. Sì. Ecco, c'è un tizio che ha aperto un canale su YouTube solo per ricaricare tutti i plagi mai esistiti di questa specifica canzone. Mica fanatico! Quelli che state vedendo sono tutte delle canzoni che hanno rubato la melodia di Dragostea di Intei. Apriamone uno a caso. Sentiamo il video. Oh, però no, dai, sei stronzo, però. Cioè, sei stronzo, dai. Cioin cin cion cion, cioè sei stronzo, dai, Cristo. Sentiamo il video. Ok,
puppa puppa la. Che cazzo, sono su paura. Come vedete suona abbastanza familiare. Leggiamo la descrizione di questo video. Puppa qui, puppa là. È un po' fuori tonalità per buona parte della canzone, ma quando prende le note giuste è una figata. E qua abbiamo tutte le informazioni del caso. Paese d'origine Singapore, linguaggio mandarino, traduzione del nome della band Peng Fang, traduzione del nome della canzone Not Afraid, Not Afraid. Non c'è paura. Voto finale. 5.5 su 10, sì esatto, dai il voto ad ogni canzone. E così sono tutte le altre. Mer po, mer papa, qu'est-ce que tu fais? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Basta prima che mi becchi un copyright strike. Beh, copyright strike, sono cover. A questo punto non posso che fare la cosa più ovvia. Vediamo se c'è padre Cosso. Per l'amor di Dio, in tutti i sensi. Perfetto, sono state inserite le entries più improbabili e introvabili nel mondo, ma non è stata messa quella più epica di tutte, quella che peraltro vantava la partecipazione di Aiduci. Well done. Numero 4. Quante volte avete aperto YouTube per cercare la recensione di uno strumento musicale, un telefono, un videogioco, uno stereo? Ecco, uno stereo. Oh, giusto così, sempre bene informarsi prima di cacciare fuori soldi. Va bene la recensione dell'amplificatore. Ma quante volte invece vi siete domandati, chissà che sensazione dà alzare o abbassare la manopola di questo specifico amplificatore? E arriva il nostro aiuto? Il canale Knob Feel è il canale di un tizio il cui unico scopo è spippolare le manopole degli stereo. Vabbè, fa ASMR, oh, ci sono tanti canali di ASMR adesso, perché non fa ASMR di spippolamento di stereo? Punto. Era un canale di cui l'umanità aveva bisogno. Vabbè, quello super. Questo quest'altro Sì, tra l'altro i versi di approvazione o disapprovazione del tipo mi spezzano. Tanto ottima recensione. Yeah baby. Sono l'unico che pensa che tutto questo sia leggermente psicopatico? No, vai tranquillo, è molto psicopatico. A giudicare dai commenti, sì. È così informativo. Sembra buono, mi sembra che ruoti decentemente. Questo video è stato determinante per me. Dopo aver letto tutte le recensioni ero un po' indeciso, ma quella manopola. Devo comprarne uno. Se tutto questo vi sembra assurdo, aspettate di arrivare al numero 1. Numero 3. E ovviamente non poteva mancare un canale di cover, cazzo. E abbiamo un artista che va avanti dal 2007. Oh, che bello, mi ricordo che io lo vidi. Oddio, magari non era il 2007, ma comunque era agli albori di YouTube. L'ho scoperto abbastanza presto. Inizio, Si chiama Jerry Phillips, ha 23.000 iscritti. Mica, dal 2007, complimenti alla carriera. Ed è un artista statunitense. Leggiamo adesso la sua biografia che troviamo appunto in descrizione al suo stesso canale. Quando avevo 9 anni pensavo di aver inventato questo genere. C'erano un sacco di canzoni che non riuscivo a suonare fino a che voi non mi avete suggerito di iniziare con certe canzoni. Per la maggior parte pensavo che fosse impossibile. Con un po' di pratica, imparando le canzoni nota per nota, finalmente sono riuscito a suonare canzoni classiche come il tema di The Green Hornet e The Trooper. Grazie a questo mi sono esibito sul Jim... Sembra una biografia anche seria leggendola così, In Kimmel Live Show e ho girato il mondo facendo pubblicità ed esibendomi in televisione e in radio. Belingo, vero talento questo! Cazzo, è anche un messaggio super motivazionale. Oh, che bello! Fede, e che cosa suonerà mai questo male, youtuber bandino statunitense così longevo. Ah, ecco lui. Ma è bravissimo. Bravissimo! Jerry Phillips, signori. L'uomo che rifà le sigle scorreggiando con le mani. Ma ragazzi, ma quest'uomo doveva andare a Italia Got Talent. Ma non solo sigle, c'è anche del classic rock sul suo canale. Fagli fare i Dragon Force, così li saltano in aria i palmi delle mani. Ma io non sto scherzando.
scherzando, è bravo sul serio. A questo punto, beh, fatemi almeno controllare se ha fatto l'assolo correttamente. In sua difesa è migliore rispetto al 90% dei chitarristi che hanno provato a fare la cover di questo. Ma che bravissimo! Scusa, può inventare un nuovo tipo di strumento musicale all'Orchestra Sinfonica di Vienna. Questa canzone su YouTube, prossima sezione. Numero 2. Uno dei momenti più imbarazzanti nella vita di chiunque, che accomuna tutti quanti, è quando ti cantano tanti auguri a te. Ah, pensavo fosse quando ti stai masturbando a casa di tua nonna e tua nonna entra in bagno, però... Cioè, no, scusa, dicevamo... In cui tu sostanzialmente aspetti... Scusate! Che quegli interminabili 15 secondi finiscano il prima possibile mentre rimani avvolto in un'aura di cringe. Ecco, c'è chi ha pensato bene di aprire un canale YouTube su tanti auguri. Ma che cazzo è? Salve, re Roccapera, immagina che domani ho l'interrogazione di scienze naturali, biologia, chimica e storia. Penso di paccare, non andare e rimanere a giocare al The Ring. Scusa, fatti fare una giustifica e digli che Dio d'una madonna non sei riuscito a studiare tutti insieme. Fratino, grazie per il cibo. Non è la classica canzone di buon compleanno e sì, si chiamano appunto One Happy Birthday. Sì, fine? Tutto qui? Un banale video di Happy Birthday magari da condividere con amici o parenti quando compiono gli anni? No, ragazzi miei, no, per favore. Loro si sono sbattuti come le bestie per fare questo servizio. In pratica, associato al loro canale, c'è il loro sito, appunto, onehappybirthday.com, dove puoi cercare il nome... Oddio... Quante stronzate si possono fare così? Come della persona a cui fare gli auguri e trovare il video relativo. Vediamo Turbato Thomas. Facciamo un test. Marco, eccolo qui, e si apre la pagina relativa. Già, perché ci sono È già preimpostato, no? Versioni diverse, pensavo lo potessi inserire tu. Scegliere. Versione con la torta, versione infantile, versione con la frutta, versione con le rane. Tutti rigorosamente con la stessa identica base per tutti quanti. Ma questa non è... Sì, è una cagata ripetitiva, però... Marco! Ci fosse un video con una base diversa, uno, io capisco che il database comprende migliaia, probabilmente decine di migliaia di... Vabbè, questa è una minchiata, però dai, c'è di peggio, ma chi è che secondo si stupirebbe me? Vedendo dei video come questi? Chi è che si stupirebbe vedendo dei video come questi? Buongiorno, la sveglia è suonata e una nuova giornata è iniziata. Caffè! Sembra il mio gruppo di famiglia. Eppure quello che non ha capito un cazzo sono sicuramente io. Perché tra tutti i canali che abbiamo visto finora e che ancora vediamo, è quello con più iscritti di tutta questa classifica. Stiamo parlando perché di... è una stronzata, però uno può anche utilizzarlo. Oltre 800.000 iscritti. Prima di passare all'indicibile numero 1, vediamo il bonus content. Praticamente è quel canale che ti permette di suonare gli strumenti musicali con la tastiera del computer oppure col telefono. Ne ho già parlato in un video dedicato. Quello era un video le emozioni volano. Veramente sponsorizzato, quindi sorbitevi le promo, ce ne sono diverse all'interno del video. Il Covid ha rivoluzionato un pochino tutte quante le nostre vite. Mi perdonerete fino a quando non potrò tornare a suonare dal vivo. E adesso passiamo al numero 1. Numero 1. Al primo posto, assolutamente incontrastato, io. Il mio canale è al primissimo posto incontrastato per quanto riguarda i canali più inutili del mondo, ma dato che gioco in casa l'effetto sorpresa se ne va un po' a puttane. Ma non è vero, perché? Perché non ci andiamo pure noi? Quindi mi tocca escludere il mio canale e proporvi quindi l'altro. Karatime Karaoke. Non vedo niente di strano, si presenta come un normalissimo canale di karaoke su YouTube. A parte che la signora sta masticando il microfono, manco fosse un gelato. Don't Stop Me Now, Queen, Karaoke, What's My Age Again, Blink-182, Qual è l'inghippo? Proviamo a aprirne uno. Wonderwall Oasis, quello lo conosciamo tutti. 3, 2, 1, go. Today is gonna be the day that I'm gonna cut it off of you. By now I should have somehow stopped it from going through. Ma hai sbagliato il testo, scusami. I don't believe that anybody feels the way I do about your crown.
hanno fatto i testi sbagliati. Non era così il testo? O sono io che non lo ricordo bene? Still maybe they'll leave the foreskin on that. Baby! Cosa? Che cazzo ho appena cantato? Questo lo cantano prima della circoncisione. Cioè, allora, stiamo calmi, fatemene provare un'altra perché tanto ci sono diverse canzoni. Stiamo calmi. Don't stop me now, Queen. Tonight I'm gonna have myself, okay, a real good time. I feel okay. Show the world that it is all that caught. So don't cut my cry. Scusa, don't go my... è un canale contro le circoncisioni. Ciao amore, com'è andata oggi? Ah, sono stanchissima, te com'è andata? Bene, ho scoperto un nuovo canale karaoke. Ah, qualcosa di particolare, non so, delle belle basi. No, l'autore ha segretamente cambiato il testo di ogni canzone per manifestare il suo dissenso riguardo alla circoncisione di suo figlio. Sì, bene. Guarda, Blink 182, What's My Age Again? Guarda. We started making out, but she stopped in her tracks. What is wrong with your pee pee? Ma questa cosa è magia! Perché non ti guardi porno come fanno tutti, ad esempio? Lo sai? Perché sennò non avremmo questi meravigliosi video. Perché esiste un canale di YouTube dove si vedono solo culi di Fortnite? Non c'è niente da fare. Ok, se neanche il porno ti fa insavire, ti ho portato una cosa. Almeno ti stacchi da YouTube. Il disco di Parliamo di Gesù! Il disco!